Buona domenica, oggi parliamo di 4x4 e delle loro diverse sfaccettature. Vengono usate infatti su tutti i tipi di terreno, ma è chiaro che il loro percorso ideale è il fuoristrada. Allora, nell'attesa che arrivi a primavera la nuova GLA, Mercedes ha portato tra dune e deserto della Tunisia una flotta 4x4 per una dura prova. Sentiamo Alfredo Cardone. 200 chilometri separano Gerba dal grande ergo orientale, le porte del deserto sono a dir poco spalancate dal vento del Sahara e le strade qui in Tunisia sembrano disegnate apposta per le 4x4 di Mercedes-Benz. Con un tour leader d'eccezione, il bestione Unimog, letteralmente veicolo universale a motore ancora impiegato dalle forze armate di molti paesi, la carovana raggiunge i granai fortificati di Xar'Al-Louf, un pit stop utile per conoscere da vicino le caratteristiche delle Mercedes in prova, a cominciare dai SUV, GLK, certamente più stradale con un'altezza da terra più ridotta rispetto alle sorelle più grandi, ed ML, leader del mercato nel suo segmento, spaziosa per le famiglie e quindi comoda anche per i lunghi viaggi, a suo agio. Come la GLK negli impegnativi tratti in fuoristrada grazie al sistema di trazione integrale 4MATIC ETS che equipaggia entrambe. Quando il gioco si fa più duro, quando in sostanza ci sono da affrontare anche dune di sabbia nel deserto con pendenze fino al 30%, allora la prescelta è la Mercedes G Professional. Questa qui ha il motore 3000 V6 da 183 cavalli e una caratteristica che la rende un'autentica fuoristrada, il telaio indipendente. Qui le porte si spalancano, nel senso che l'oasi di Ksar Gilan cede il passo alle dune del grande ergo orientale ed è qui che la G dà il meglio di sé. D'altronde, nell'epoca moderna, questa è la prima auto di serie del marchio tedesco prodotta con la trazione integrale. In una parola, inarrestabile. Telaio indipendente vuol dire anche estrema torsione del mezzo, in base al terreno, riesce in sostanza a leggerlo, a copiarlo, in ogni situazione. Ecco perché la G è ottimizzata per la massima performance in fuoristrada. Ha una ripartizione della coppia 50 e 50, il cambio principale con albero di uscita alla scatola di rinvio, le marce ridotte e poi ben tre bloccaggi del differenziale inseribili manualmente al 100%, all'anteriore, al centro e al posteriore. Doti fuoristradistiche a parte, valgono sempre e comunque le regole di una guida in sicurezza per imparare ad affrontare anche percorsi più impegnativi di questi ed evitare di rimanere insabbiati.